Salve e benvenuti alla descrizione del funzionamento della app MATLAB per la meccanica di dinamica del punto materiale, e in particolare il moto in due dimensioni all'interno di un campo di forza conservativo. E discuteremo il calcolo del lavoro, dell'energia cinetica, dell'energia potenziale e dell'energia meccanica. Potete trovare l'app sulla directory indicata qui, anzi possiamo salire anche sopra nella mia directory principale, questa qui, e all'interno troverete un'app di MATLAB, e al momento sono caricate due app, e quella che ci riguarda oggi è la 2.2. All'interno della directory trovate tre file, uno è l'eseguibile che dovete lanciare, che per girare sul vostro computer ha bisogno che sul vostro computer sia installato il Runtime Engine di MATLAB, che è un programma interprete che permette di girare, anche se non si ha la licenza di MATLAB, degli eseguibili. Per downloadare e installare questo Runtime Engine dovete seguire le istruzioni che sono indicate nel file readme.txt. Dopo averlo installato la prima volta, se dovete far girare altre app di MATLAB nella versione 2019 di MATLAB, non ci sarà bisogno di ristallare di nuovo il Runtime Engine. All'interno di questa directory c'è anche un'immagine che è l'icona che viene lanciata quando voi lanciate l'eseguibile. Allora, l'eseguibile ci mette circa un minuto a partire, quindi non vi preoccupate se una volta che l'avete cliccato non vedete subito apparire la finestra, ci vorrà un pochino. Allora, vi conviene quindi prendere tutta questa cartella e copiarvela sul vostro disco rigido, così all'interno avete direttamente tutto. Una volta che avrete doppio cliccato sull'exe, vi si aprirà la finestra dell'app. E quando l'app parte, vi apparirà così come appare adesso sullo schermo. E vedete, ci sono vari pulsanti delle regolazioni delle finestre. Allora, come prima cosa, voi potete generare una mappa di un campo di forze. Che cosa vuol dire? Vuol dire, immaginiamo di avere un punto materiale che si può muovere in un piano, quindi questa è la coordinata x e questa è la coordinata y, e sono comprese tra 0 e 1 in metri. E avete generato una mappa di forza. Che cosa vuol dire? Che in ogni punto indicato la forza è data dal vettore indicato dalle frecce. E potete generare quante mappe vi pare, semplicemente ricliccando sul bottone genera la mappa del campo di forza, come pare a voi. Lo dovete fare più volte. Vedete, ci sono varie possibilità. Una volta che è stata generata la mappa del campo di forze, voi potete decidere di lanciare un punto materiale nel piano da una certa posizione iniziale, e la posizione iniziale viene decisa tramite la regolazione di questi due cursori. E, ad esempio, questa è la coordinata x0, questa è la coordinata y con 0, che corrispondono 0,0 in questo caso al punto che si trova in questa posizione qui. E potete dare al punto materiale una velocità iniziale di modulo V0, in questo caso di default avete 1 m/s, inclinata di un angolo rispetto alla direzione orizzontale, cioè rispetto all'asse X, e qui di default avete 45 gradi. Decise le condizioni iniziali, potete calcolare la traiettoria del punto materiale cliccando su Calcola la traiettoria. Il sistema calcola automaticamente la traiettoria del punto materiale e vi visualizza la traiettoria calcolata in punti discreti. In realtà è calcolata in maniera più fine, ma solamente alcuni punti sono indicati, e la traiettoria è graficata fino a che o esce dal piano individuato da x compreso tra 0 e 1, y compreso da 0 e 1, oppure se il numero di passi eccede il numero di passi massimi di calcolo. E in questo disegno, vedete, questa in giallo è la velocità iniziale, il vettore velocità iniziale.
Allora, innanzitutto facciamo un'osservazione. Vedete che qui nel grafico a destra viene graficato in funzione della posizione lungo la traiettoria, quindi per ogni intervallo compreso tra i punti rossi in questo disegno qui, il lavoro che viene compiuto dalla forza conservativa che stiamo studiando, quella le cui frecce blu sono indicate qui. E questo vi permette già di un po' visualizzare il prodotto scalare con il quale si calcola il lavoro. Vedete che qui lo spostamento avviene in questa direzione, dal basso verso in alto a destra. Vedete che in questa posizione il vettore forza è nella stessa direzione dello spostamento e quindi vedete che il lavoro compiuto dalla forza in questi passi è un lavoro positivo. Quindi la particella viene accelerata. Mentre vedete ad esempio che in questa regione qui il vettore forza è in direzione opposta allo spostamento, quindi il lavoro compiuto dalla forza è negativo. E quindi in questo diagramma a barre tutti i contributi in questi singoli punti sono tutti negativi. Potete vedere qui i grafici dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. Allora, prima di discutere questi grafici, discutiamo questo disegno qui. Allora, abbiamo detto che la forza è una forza conservativa e quindi adesso è associata a una funzione energia potenziale e qui vedete il suo grafico a tre dimensioni, dove sull'asse delle x, su questo asse avete la coordinata x, su questo asse avete la coordinata y e su questo asse avete il valore dell'energia potenziale che compete a ogni posizione di coordinate x ed y. E potete selezionare qua lo strumento di rotazione e ruotare il grafico come vi pare a voi, in maniera da vedere la traiettoria. Adesso non vi confondete, questa direzione qua non è la coordinata y, quindi non è che mi sto muovendo su una collina, questa è l'energia potenziale, d'accordo? Quindi chiaramente mentre io percorro la traiettoria, ad esempio qui l'energia potenziale diminuisce e poi l'energia potenziale qui riaumenta. Chiaramente, se la mia funzione energia potenziale fosse la funzione energia potenziale della forza peso, siccome questa è mg per z, no? L'energia potenziale corrisponde alla coordinata z, ma questo potrebbe essere un caso invece di qualsiasi tipo. Quindi potete vedere quello che succede. Succede che qui l'energia potenziale diminuisce per poi riaumentare. Infatti, qui nel grafico riportato qui, l'energia potenziale che è graficata in blu parte da un valore iniziale, decresce fino a un valore di minimo, che è quello corrispondente a questo punto, per poi risalire. Di conseguenza, siccome noi abbiamo una forza conservativa, l'energia cinetica deve aumentare in maniera simmetrica, complementare, per poi eventualmente diminuire. E la loro somma, cioè l'energia meccanica totale, che è disegnata in viola, somma di energia cinetica più energia potenziale rimane una costante. D'accordo? Quindi nel moto, in un campo conservativo, l'energia meccanica rimane costante. Allora adesso potete sbizzarrirvi cambiando le inclinazioni, ad esempio potete cambiare l'inclinazione dell'angolo iniziale e vedete la traiettoria sarà differente, o potete cambiare i valori di velocità. Prendiamo un'inclinazione intermedia, posso calcolare la traiettoria. Se il grafico diventa troppo confuso, potete cancellare le traiettorie e ricalcolare solo l'ultima, ad esempio. Potete avere un comportamento di questo genere. Potete diminuire di nuovo questo, calcolare la traiettoria e vedete avere un comportamento di questo tipo. Potete cambiare la velocità iniziale, potete cambiare la posizione di lancio. Adesso è anche possibile introdurre una resistenza viscosa e lo facciamo tramite il coefficiente B. Vi ricordate, la forza di resistenza viscosa è meno B per la velocità del punto materiale ed è una forza che compie sempre lavoro negativo. Posso ad esempio introdurre un po' di coefficiente di resistenza viscosa in questa maniera e posso ricalcolare la traiettoria. E vedete, la traiettoria viene modificata, no? Perché mentre il punto si muove sul piano in due dimensioni, la forza di resistenza viscosa compie lavoro. E nel grafico che è riportato qua,
in alto a destra viene riportato non solo il lavoro della forza conservativa in verde, ma anche il lavoro della reazione, della resistenza viscosa, che come vedete è sempre negativo perché è sempre diretto in verso opposto allo spostamento. Nei grafici delle energie, e vedete quello che succede, che avete sempre variazioni di energia potenziale, variazioni di energia cinetica, ma l'energia meccanica complessiva diminuisce durante il moto. Perché? Perché essendoci una forza non conservativa si ha dissipazione di energia meccanica. E vi appare in giallo la curva che corrisponde all'energia meccanica iniziale. Quindi vedete che inizialmente nel caso conservativo dovreste avere sempre questo livello di energia meccanica, invece l'energia meccanica diminuisce. Si è aumentato il coefficiente di attrito viscoso, calcolare della traiettoria, vedete che il coefficiente vi dà. Ecco, vedete che l'energia scende anche più velocemente. Adesso potete divertirvi a calcolare tutte le situazioni possibili e immaginabili, in particolare, siccome questa è una posizione di minimo, no? E se io diminuisco un po' la velocità, mi aspetto che il mio punto materiale rimanga intrappolato all'interno della buca di potenziale. Infatti, se vado a calcolare la traiettoria, vedete che il mio punto materiale rimane intrappolato. Possiamo cancellare le traiettorie precedenti e ricalcolarla un'altra volta. Vedete, si ha un'orbita all'interno della zona. Eventualmente, se volete, potete anche zoomare questa immagine qua, quindi andare a vedere meglio quello che succede. E qua vedete che a seconda delle varie posizioni in cui vi venite a trovare, la forza conservativa fa un lavoro positivo, come in questa zona qua, oppure può fare un lavoro negativo. E quindi vedete, ci sono tutte le fasi positive e negative, mentre la forza di resistenza viscosa fa sempre lavoro negativo. E siccome è proporzionale in modulo alla velocità, dove la velocità è più alta sarà più grande in modulo, ma negativa ovviamente, e il lavoro sarà negativo, e invece dove la velocità si avvicina a zero, questo contributo diventa piccolo. Ed è sempre fatto in questa maniera. E vedete come sono le curve dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. Adesso potremmo levare ad esempio il coefficiente di attrito viscoso, calcolare di nuovo la traiettoria e vedere quello che succede. Posso diminuire un po' la velocità, calcolare la traiettoria e vedete che posso essere curvato. Quindi avete il modo di calcolare tutto quello che vi pare. Una volta che vi siete stufati, potete rigenerare la mappa del campo e fare le simulazioni con un'altra mappa del campo e ottenere tutte le possibili combinazioni che voi vedete. Allora, con questo io vi saluto e vi invito poi alla prossima simulazione che metterò presto in rete.